Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Cari telespettatori, benvenuti ai nuovi abbonati e benvenuti anche ai vecchi abbonati. Vi dico grazie per i vostri commenti. Per oggi preparo con voi un biscotto senza farina, viene buono, delizioso. Si fa in pochi minuti. Allora vi lascio col video e con i ingredienti. Per i ingredienti che mi servono al nostro biscotto sono 6 uova, un cucchiaino di lievito di dolce, una ciotola di burro, una ciotola di zucchero a velo, una ciotola di zucchero normale, boccia di 2 limoni. E mi serve il cocco. La quantità del cocco dipende, deve essere adotta ai liquidi che ce l'ho, quindi comincio con 3 ciotole, se non mi bastano aggiungo la quarta. Nella nostra bellissima casseria mi hanno chiesto del suo nome, per questo vi dico che si chiama casseria. Allora, nella casseria metto le 6 uova, metto anche il zucchero, mescolo bene, dopo aggiungo tutti gli altri ingredienti, zucchero, il burro, la boccia di 2 limoni e le mescolo bene, come vedete, e dopo alla fine metto la quantità di cuoco . Adesso aggiungo la quarta ciotola, come vedete 3 non bastano perché ho la ciotola piccola. Se avete una più grande, 3 ciotole basteranno per questi ingredienti. Allora, adesso metto un cucchiaino di lievito e mescolo il composto bene fino a che diventa omogeneo. Il nostro composto è pronto, deve essere morbido così, come vedete. Adesso la provo a mano, ecco, è pronto. Allora, adesso comincio a fare dei pallini a questa maniera, l'aggiusto mezza limone e li metto nel zucchero a velo. Finisco il composto, come vedete, tutto della stessa maniera.
dopo porto i biscotti al forno. Il forno deve essere caldo, su 160 gradi. Metto i biscotti per 10 minuti. Metto le biscotte nello stampo del forno, separati così perché si gonfiano dopo, e le metto nel forno. Le nostre biscotte sono pronte. Vedete come belle, buone, buonissime, e il vero significato della parola si sciolgono in bocca. Spero che vi piaccia il video, e se sarà così aspetto il vostro like e i vostri commenti, magari iscrivervi nel mio canale, condividete il video con i vostri amici. Vi saluto, ci vediamo alla prossima.